Le dimensioni non servono per mettere incinta una donna. Ebbene, voglio occuparmi in questo video di oggi, odierno, di trattare un argomento molto delicato, anzi delicatissimo, ma che effettivamente deve essere affrontato. Mi sento obbligato ad affrontarlo perché ho notato, e lo dico a malincuore, che purtroppo al giorno d'oggi, nel 2019, ci sono ancora uomini e ragazzi che pensano che le dimensioni siano fondamentali e siano così importanti tanto che riescono a mettere incinta una donna oppure una ragazza. Sappiate che pensare, e ripeto, pensare una cosa del genere è altamente errato, è sbagliatissimo. Perché una donna si mette incinta anche con un organo genitale piccolo. Non c'è bisogno di essere dei Rocco Siffredi o dei Nacho Vidal italiani per mettere incinta una donna. Si può anche essere dei mini dotati e una donna riesce a avere un figlio o una figlia. Non c'è bisogno di avere dimensioni elevate. Anche un piccolo pene può tranquillamente e serenamente mettere incinta una donna. Perché? Adesso devo spiegare ovviamente i motivi, perché qualcuno potrebbe chiedermi: dici Leandro, dai, dici. Dici perché quello che dici deve essere considerato come vero. Semplice, perché così stanno le cose. E adesso in concreto spiegherò come stanno. Innanzitutto, quando si fa un figlio, si fa un rapporto sessuale chiaramente scoperto. La donna deve essere chiaramente nel periodo della ovulazione e per mettere incinta una donna non occorre avere una cosa così, basta poco, basta avere anche una cosa così, pensate, una cosa del genere che è piccolissima, riesce a mettere addirittura incinta una donna, perché non è la dimensione dello stesso ad avere rilevanza, ma è, e ripeto, è il liquido che un uomo emette che è capace di fecondare una donna. Cioè, se il liquido che un uomo, che un maschio emette è capace di fecondare una donna e quest'ultima si trova nel periodo di ovulazione, allora, e ripeto, allora si avranno delle buone, delle elevate probabilità, alias possibilità, che quella donna o quella ragazza resti incinta, abbia una eventuale gravidanza. Quindi non è importante la grandezza dell'attributo maschile, ma è importante, ripeto, è importante nonché fondamentale il liquido chiamato sperma che l'uomo emette. Se in quel liquido che l'uomo emette, chiamato sperma, ci sono degli spermatozoi capaci di muoversi bene, in maniera fluida, nell'utero, che andrà poi ad essere fecondato, ecco che una donna rimane incinta. Affinché ciò avvenga, però, la donna deve essere in ovulazione e deve essere nel periodo fertile, quindi si deve fare l'amore nel periodo fertile. E soprattutto l'uomo che emette lo sperma, al cui interno ci sono gli spermatozoi, devono essere capaci di muoversi bene, di nuotare bene attraverso l'utilizzo del flagello. Che cosa è il flagello dello spermatozoo? È la coda, è la codina. Uno spermatozoo è formato da una testa e dietro una codina. È come un girino di una rana.
nuota, nuota, nuota e poi va a fecondare la cellula uovo, che è la cellula che le donne possiedono. Fecondando la cellula uovo, ecco che si dà inizio a una nuova vita, ad una nuova esistenza umana. Lo spermatozoo, ripeto, che è formato da una testa al cui interno c'è il DNA, ci sono le istruzioni genetiche, e poi c'è il flagello, che è la codina grazie alla quale lo spermatozoo può nuotare tranquillamente e serenamente. Se c'è una buona motilità da parte degli spermatozoi, cioè che nuotano bene e riescono a fecondare, ecco che ci saranno più possibilità, più probabilità che una donna o una ragazza rimanga incinta, e per far sì che ciò avvenga bisogna fare l'amore, bisogna fare sesso nel periodo fertile, quando la donna è in ovulazione. In questo modo qua si avranno molte più probabilità barra possibilità che una donna resti incinta e che abbia un figlio o una figlia. Ecco, spero di essere stato chiaro in questo video di oggi. Mi auguro di aver illuminato il mio pubblico. Queste sono cose che già si sanno, nel senso che tutti già le sanno. Non credo che ci siano persone che non le sappiano, che non le conoscono. Io però, per non saperne leggere né scrivere, come si suole dire, ho voluto narrare questo mio parere, ho voluto narrare questa mia verità, ho voluto illuminare il mio pubblico, le persone che seguono questo canale di YouTube. Ripeto, queste cose già si sanno, è bene però ripeterle, è bene però dirle per far sì che molti maschi, molti uomini, molti ragazzi al giorno d'oggi evitino, e ripeto, evitino di avere un complesso inutile, aboliscano questo complesso del pene piccolo e si rendano conto che effettivamente, dal punto di vista concreto e non astratto, anche un pene piccolo può tranquillamente e serenamente mettere incinta una donna. Non sono le dimensioni a contare, è il liquido, lo sperma che viene emesso a avere un suo ruolo determinante, fondamentale, quindi importante, grazie al quale una donna, una ragazza può restare, può rimanere incinta. Se non abbiamo un liquido, un'eiaculazione buona e quant'altro, ecco che probabilmente si avranno, diciamo così, molte meno possibilità, molte meno probabilità di rimanere incinta, di avere una gravidanza. Bene, spero di essere stato chiaro in questo video di oggi, 22 febbraio 2019. Domani vi ricordo che è il mio compleanno. Spegnerò 32 candele. Iscrivetevi se vi va, commentate, un caro salutone e al prossimo video da Leandro Osvelli di Roma.